Anticipare il futuro, essere capaci di orientarsi e compiere le scelte politiche che condurranno alla Toscana del 2050. Questo è il messaggio dell'evento I Futuri Desiderabili, che si è tenuto all'Internet Festival di Pisa, il secondo incontro pubblico del progetto Toscana 2050, promosso dal Consiglio regionale. 27 anni al 2050 sembra un tempo lunghissimo, ma è vicino. È il tempo in cui va costruito il futuro, ha spiegato il presidente del Consiglio regionale Antonio Masseo, presentando l'incontro. Arrivai qui a Pisa proprio 27 anni fa, arrivai per studiare, per formarmi. Da oggi al 2050 ci sono 27 anni. Sembra un tempo così lontano, ma è un tempo molto vicino. È il tempo in cui va costruito il futuro. O la politica o le istituzioni hanno la capacità di fare le scelte nella direzione che anticipino il cambiamento, il progresso e lo guidino, oppure non svolgono la loro funzione sociale. Ecco perché siamo qui, oggi lavoriamo a questo progetto per cercare di offrire ai nostri figli, che saranno i protagonisti del 2050, un futuro migliore. Noi dobbiamo mettere in campo le azioni che ci vengono suggerite, penso, dall'Agenda 2030 il più velocemente possibile. Lo stiamo facendo sul tema dell'economia circolare, lo stiamo facendo sulla sostenibilità. Certo, c'è ancora tanto da fare, lavoro da mettere in campo. È evidente però che ogni scelta che facciamo dobbiamo farla ponendo la persona al centro. Se noi decidiamo di portare sempre meno in discarica e sempre più nel riciclo e nel riutilizzo, non facciamo nient'altro che lasciare un pianeta migliore ai nostri figli. Questo è quello che dobbiamo fare nei prossimi anni. L'iniziativa si basa sul lavoro che da un anno e mezzo sta portando avanti il comitato scientifico del progetto, allo scopo di elaborare gli scenari di futuro. Per il comitato scientifico erano presenti i coordinatori Antonella Manzi e Paolo Dario. L'ambizione di questo progetto è quello di creare le traiettorie affinché in un lasso di tempo ragionevole si possa focalizzare l'attività economica, ma anche quella, diciamo, delle istituzioni, su un luogo che possa consentire benessere diffuso, perché è questo l'interesse della comunità toscana, ovvero quella di avere la possibilità di creare ricchezza e di distribuirla in una logica sostenibile. Ma io credo il futuro dei nostri ragazzi, perché di fatto assicurarsi il futuro significa anche creare un ambiente e un luogo accogliente, in qualche modo attrattivo, perché le future generazioni possano sperare, pensare e programmare di vivere in Toscana. Sono migliaia di futurologi che in tutto il mondo si occupano di studiare le grandi tendenze, inventare, immaginare. Per esempio il mese prossimo si chiama Dubai Future Forum, in cui si parla solo di prevedere il futuro. Ecco, naturalmente prevedere il futuro è impossibile, o meglio, si possono prevedere le cose facili, quelle, come si dice, incrementali. Cioè, che ci saranno cellulari è abbastanza facile prevederlo, ma di che tipo siano davvero, forse no. Si tratta di muoversi in due modi. Un modo è prevedere il futuro prevedibile, cioè che vi saranno evoluzioni, come si dice, incrementali. Ma la sfida vera è prevedere il futuro imprevedibile, che è quello che, per esempio, può derivare da scoperte fondamentali. Presente anche il rettore dell'Università di Pisa, Riccardo Zucchi, che ha posto l'accento sul ruolo dell'università nei progetti che dovranno portare la Toscana al 2050. L'università statutariamente prepara i giovani, quindi deve prevedere il futuro. Come penso sarà uno dei temi del dibattito, la prima cosa è tenerli giovani oltre averli formati. Uno dei temi sarà probabilmente la fuga dei cervelli, e questo è un impegno che stiamo svolgendo a vari livelli. È un problema che va incastonato in un contesto più ampio. Se vogliamo essere onesti, al di là delle questioni della possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro, delle cordate, dei bias vari, la ragione prima della fuga dei cervelli, purtroppo, devo dire purtroppo, è puramente economica. Gli stipendi per un laureato, per un giovane ricercatore, ma senza andare negli Stati Uniti, nei paesi confinanti con noi, sono 2, 3, 4 volte superiori a quelli italiani. Si corregge per il costo della vita, sono pure superiori. Ecco, come facciamo a tenere questi studenti e questi ricercatori? Non ce la possiamo fare da soli, ci vuole il contributo delle istituzioni, ci vuole il contributo dello Stato. Quello che possiamo fare noi è
Uno, contare sul clima, sulla cucina italiana, e questo effettivamente non è competitiva. Contare sugli affetti familiari, molti di quelli che restano sono per motivi di affetto, e poi farli lavorare. Questo sì, questo spetta a noi e questo è il nostro impegno. Sugli stipendi non siamo competitivi per ora e non so quanto riusciremo a essere competitivi in futuro. E per quel che riguarda il cibo del futuro, ha parlato lo chef Cristiano Tomei. Abbiamo il dovere culturale di difendere la nostra storia culinaria, ha detto. Che cosa mangeremo nel 2050? Io penso che nel 2050 mangeremo quello che abbiamo capito che va mangiato, cioè quello che ci dà la natura, le opportunità, la consapevolezza, secondo me sarà la situazione del domani. Basta di parlare di sostenibilità, la sostenibilità, bla 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 bla. Bisogna essere consapevoli e parlare non del territorio ma della territorialità, quindi di una sovrapposizione socioculturale che a volte è anche di millenni, e questo è fondamentale. E il rispetto di quello che c'è nella territorialità, cioè gli allevatori, i casari, i pescatori, i cuochi, le massaie, tutti. E quello mangeremo nel 2050, per esempio i pomodori non messi in frigorifero e neanche frullati. Oppure mangeremo invece che del branzino dei bei rombigialli che qua sono molto comuni vicino nel nostro mare. Cioè mangeremo quello che la natura ci propone, nonostante i problemi che abbiamo provocato alla natura. La natura è ancora benevola con noi e bisogna comprenderla, non in maniera complicata, ma approcciare con semplicità nel quotidiano. C'è il granchio blu? Lo mettiamo in tutte le mense scolastiche d'Italia, lo mettiamo in tutte le mense aziendali d'Italia, negli ospedali. E questo è il modo consapevole di risolvere, secondo me, i problemi dell'alimentazione, che comunque nel futuro saranno sempre più importanti. Seconda edizione di La Toscana che fa bene, il bando promosso dal Corecom in collaborazione con il Centro Servizi Volontariato Toscana, finalizzato a premiare la migliore campagna di comunicazione sociale realizzata nel biennio 2022-2023. La presentazione a Palazzo del Pegaso con il vicepresidente dell'Assemblea regionale Stefano Scaramelli, che ha dichiarato si tratti di un'iniziativa di valenza sociale, tesa a divulgare i valori della nostra regione. Un premio importante che il Consiglio regionale promuove perché c'è un livello di massima attenzione e promozione in quella che è la comunicazione sociale, quindi una collaborazione che ovviamente si struttura con Corecom e CESVOT per cercare di veicolare la pubblicità di un bando che consentirà la premiazione di quella che verrà considerata la migliore comunicazione a livello sociale della nostra regione, quindi un atto importante che ha una valenza di carattere ovviamente istituzionale ma soprattutto sociale e divulgativa di valori che sono fondativi dell'essenza della regione toscana. Presenti anche il presidente del Corecom Marco Meacci e il presidente CESVOT Luigi Paccosi. La Toscana che fa bene è la seconda edizione di questa iniziativa che il Corecom ha promosso e aperta a tutti i soggetti associativi, istituzionali e anche soggetti privati della Toscana, e è centrata proprio per far emergere le belle campagne di natura sociale che avvengono all'interno della Toscana. Già c'è stata una prima edizione dove ha vinto l'Unione Italiana Cechi di Prato, il premio è di 5.000 euro e il bando è aperto fino al 31 ottobre a tutta la Toscana, appunto, che fa bene, che in qualche modo si mette in gioco con passione, con cuore, con entusiasmo dentro campagne di natura sociale, perché uno dei nostri scopi è anche quello di far emergere e incentivare le buone pratiche di comunicazione sociale, di pubblica utilità, in modo da spingere ulteriormente anche per i prossimi anni in questa direzione. L'iniziativa è in collaborazione con il CESVOT, che ci aiuta anche a promuovere, a divulgare in tutte le realtà sociali della Toscana questa importante iniziativa. Sono arrivati una quarantina di proposte di queste campagne che le tante realtà sociali mettono in campo. C'è tanto volontariato, c'è tanto impegno, ma è aperta, come dicevo, anche a soggetti istituzionali, anche a soggetti privati che nel caso vincessero poi devono devolvere questa cifra, questa quota sempre in direzione di associazioni no profit. Noi sulla comunicazione sociale lavoriamo da tanto tempo, abbiamo un archivio
di più di 3.500 campagne di 68 paesi del mondo, quindi è a disposizione dei nostri enti e di chi vuole per poter attingere anche idee. E certamente questa collaborazione con Corecom per poter fare questo bando e questa iniziativa per premiare una nuova campagna di comunicazione sociale ci interessa e quindi abbiamo aderito molto volentieri. La comunicazione sociale serve al volontariato per lanciare delle campagne che non sono di marketing, perché noi non facciamo marketing, ma facciamo però marketing sociale nel senso di indurre quei comportamenti virtuosi nelle persone che possano da una parte dare valore alle persone, perché anche riprendere in mano appunto la questione che il valore infinito della persona e dell'ambiente in cui siamo, quindi diciamo le tematiche normalmente sono queste e sono quelle che ci interessano e interessano al nostro mondo, al mondo del volontariato che è sempre attivo su questi temi. Un lungo impegno nel cinema e nel sociale per promuovere la cultura toscana. Questa è la motivazione della targa consegnata al regista Alessandro Sarti con una cerimonia tenuta a Palazzo del Pegaso. Il presidente del Consiglio regionale Antonio Masseo, nel consegnare la targa all'autore toscano, ha commentato: arte, storia, cultura, tradizioni, sostenibilità e per questo, per queste ragioni, per il suo amore per la Toscana, per la sua capacità di saper raccontare chi eravamo ma anche attualizzarlo al presente, a partire dal suo ultimo film su un grande toscano, uno dei più grandi, Leonardo da Vinci, abbiamo deciso oggi di conferire una targa, un riconoscimento ad Alessandro Sarti per il suo lavoro di regista e per il suo amore per la Toscana. Sono felice di ricevere questo premio per il lavoro che ho fatto insieme ai miei preziosi collaboratori, ha dichiarato il regista, che nel suo lavoro unisce arte e impegno sociale, come dimostra la sua partecipazione a numerose missioni umanitarie in Africa. Sono felicissimo di ricevere questo premio, un premio del presidente del Consiglio regionale, ma anche del Consiglio stesso, e quindi come dire, ha un valore assoluto per tutto quello che abbiamo fatto, che stiamo facendo. Ovviamente si virgolettano le radici e le origini di un lavoro per quella che c'è scritto sulla targa, per la settima arte, per il cinema, con un occhio di attenzione per questa regione straordinaria, la Toscana. Significa cercare di far vedere le ragioni della bellezza di questa Toscana, che non nasce ieri e per sbaglio, ma nasce attraverso i tanti personaggi e le tante realtà che hanno cercato di valorizzare questa straordinaria regione, e a noi spetta il compito anche di portarla in giro per il mondo, per le bellezze, per le peculiarità, per tutte quelle cose che ci fanno sentire orgogliosi di essere veramente toscani. Presente alla cerimonia la presidente della Commissione Cultura Cristina Giachi, Monica Marini, sindaca di Pontassieve, la città natale di Sarti, il sindaco di Reggello Piero Giunti e l'attore Sergio Forconi. Alessandro Sarti è un regista toscano che ha interpretato la storia e il genio toscano soprattutto nel film su Leonardo da Vinci. Lo ha fatto con sagacia, con ironia, da toscano, con uno spirito veramente che ci rappresenta. Devo dire che noi, consegnando questo premio, abbiamo voluto sottolineare però anche un aspetto della biografia di Alessandro Sarti, che lo vede attivissimo nei confronti delle popolazioni del mondo che hanno più bisogno. Quindi il lavoro di un creativo, di un artista che però ha trovato spazio nel suo cuore e nella sua mente anche per tutti coloro che hanno bisogno di un'attenzione in più, e questo gli fa onore. È davvero una grande emozione. Alessandro Sarti è un concittadino della comunità che amministro, e voglio dire, oltre che essere un amico da tanto tempo, quindi è veramente un onore, un piacere essere qui a consegnare questo riconoscimento. È un riconoscimento meritatissimo rispetto a un lavoro che lui appunto ha condotto in questi anni, che è proprio appunto ci ha aiutato a raccontare, no, la Toscana, la storia, e soprattutto, come dicevo prima, appunto a coinvolgere le comunità che lui ha reso protagoniste
all'interno di una pellicola. Sicuramente è motivo di orgoglio, soddisfazione. Io ho ricevuto, quando Alessandro mi ha mandato l'invito, ecco, per me è stata una cosa veramente bella, perché sia per il rapporto personale e umano che abbiamo insieme, ma anche perché da un punto di vista anche della sua attività, perché in questi anni i lavori che lui ha fatto si vede veramente che vengono fatti con passione, con professionalità e anche con quello sguardo innamorato che lega un po' il territorio, le storie, i vari film. Chi non Alessandro Sarti può fare questo? Legare le cose a volte possono sembrare non vicine. I Sarti come regista gli ho insegnato parecchio io, perché insomma francamente di molte volte lui si metteva, invece di stare dietro la cinepresa, si metteva davanti le prime volte. Io guarda davanti, ci devo stare io, se tu devi stare di dietro. E allora piano piano gli ha imparato e devo dire che gli è diventato un ottimo regista, veramente.